Ciao manutentori, benvenuti nel mio garage a prestito. Sono da mio suocero perché quando faccio certi lavori vengo qua. E oggi lavoro sulla macchina del mio suocero, Panda 169, mitico Panduzzo. Questa macchina, dovete sapere, ha 10 anni e 31.000 km. È la tipica macchina del signore di una certa età che si guasta più per noia che per chilometri. In questo caso purtroppo non parliamo di un guasto, ma di un incidente che mio suocero ha fatto un po' di mesi fa. E per quanto la macchina sia stata sistemata bene, aveva un problema del quale non ci eravamo accorti. Cioè praticamente un ammortizzatore si era leggermente piegato e era minima la cosa, quindi non si era reso conto nemmeno chi l'ha riparata di questa cosa. Fatto sta che dopo un po' si è praticamente bloccato. Ora ve lo faccio vedere. Ecco, questo è l'ammortizzatore incriminato. Vedete, io non riesco a tirarlo. Si riesce a spingerlo con una certa facilità, ma poi arriva lì e si blocca. Questo è quello che succede. In pratica l'estensione non c'è più. Perché, anche se non si riesce a vedere, è un po' piegato, compromesso. In più, poi ci siamo resi conto che ha anche perso un po' d'olio, quindi ciao. Di conseguenza, a soli 31.000 km ho dovuto sostituire gli ammortizzatori. Quindi questo appunto che ho in mano l'ho già fatto, ora vedremo l'altro, il gemello, così ci facciamo anche il video. Ma prima, sigla! Bene, la prima cosa da fare è alzare l'auto e togliere la ruota. Se disponete di una pistola pneumatica di quelle da attaccare al compressore oppure di una di queste, potete alzare l'auto e poi togliere la ruota, altrimenti dobbiamo prima sbloccare le viti e poi alzare l'auto, altrimenti una volta alzata non riusciremo più a svitarle. Quindi dai, adesso facciamo col sistema tradizionale, così è quello che va bene per tutti. Come avete visto, l'auto si è mossa. Io non metto il freno a mano, metto solo la marcia. E può essere che chiaramente facendo molta forza si riesca comunque a far avanzare l'auto. Cioè il freno a mano metto dopo che l'ho alzata, non prima. Mettiamo il click in corrispondenza della freccia qui. Io ho sempre usato questo così senza metterci niente. Qualcuno dice che ha rovinato il longherone qua sotto. Boh. Ripeto, se si fa con delicatezza non si dovrebbe rovinare nulla. È importante poi lasciare un cavalletto che sostenga l'auto e prendersi il click perché ci servirà. Vado a tirare il freno a mano. Ottimo, ora la Panda ha questa bielletta che collega la barra stabilizzatrice all'ammortizzatore, al gruppo sospensione MacPherson. La vecchia appunto MK2 per esempio non ce l'aveva, la grande punto ce l'ha, quindi dobbiamo in ogni caso adesso togliere questa. E qui ci viene utile il nostro click. E poi vediamo come. Allora, qui c'è un dado del 16. Un consiglio che io vi do: il giorno prima di mettervi a fare questo lavoro, andiamo a spruzzare lo svitol su tutte le viti, quindi qui, sulle due che tengono l'ammortizzatore, che sono una qua e una qua sotto, sia da una parte che dall'altra, e poi su quella che c'è sopra, che vedremo dopo, in maniera che inizi un po' a elaborare. Quest'auto ha pochi chilometri, ma ha 10 anni. Infatti di là ho trovato le viti molto bloccate, nonostante fossero probabilmente già state smontate la maggior parte perché era stata riparata dal carrozziere. Comunque, qui l'ho spruzzato già da qualche giorno.
Adesso vediamo un po', speriamo che abbia fatto il suo effetto. Quindi chiave del 16. Sì. Ok. Siccome dentro qua gira, dobbiamo purtroppo agire in un'altra maniera. Non va bene la bussola, ci vuole una chiave fissa. Perché qui c'è un innesto a brugola per bloccare lo stelo centrale della bielletta. Infatti io dall'altra parte ho usato il pistolone elettrico e non ho avuto problemi, ma adesso qua, per far vedere la procedura, diciamo, totalmente manuale, c'è una complicazione. Dobbiamo bloccare qua con una chiavetta del 5 a brugola e girare il dado. Siccome non ho una chiave del 16, adesso che è allentato, si può fare anche con una del 17, oppure una di queste a rullino, che le uso malvolentieri, ma in questo caso mi torna utile, tanto non devo applicare molta forza. Ok, lo mettiamo da parte. Io uso una cassetta come questa, così ogni vite e dado ha la sua collocazione. A questo punto, spero si veda, lo stelo si è girato, diciamo, si è messo verso il basso. Questo perché? Perché la barra stabilizzatrice spinge da una parte, la sospensione spinge dall'altra, quindi così non ce la faremo mai a tirarlo fuori, e qui ci serve il crick. Si potrebbe anche fare leva qui con un palanchino e tirar giù, però sinceramente preferisco lavorare comodo. Tanto il cavalletto avremmo dovuto metterlo lo stesso sotto la macchina. Non è assolutamente buona cosa lavorare con la macchina sul crick. No, 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 no. Il crick lo metto qua sotto dove c'è l'articolazione del braccetto della sospensione. Praticamente c'è un bel tondo così dove ci va proprio il piattello del crick, e lì andiamo ad alzare la sospensione. Infatti vedete che si sta comprimendo. Ad un certo punto arriveremo a far raddrizzare lo stelo. Eccolo, 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 eccolo là. E la bielletta è sfilata. Andiamo adesso a fare il resto. Estendiamo di nuovo la sospensione. Ok. E per ora il crick non ci serve più. Adesso arriva qui la parte più bastarda, perché ci sono persone che non riescono assolutamente a mollare questi dadi. Intanto comunque abbiamo, ecco, qui dobbiamo far saltare questa piccola molletta. Ok, la spostiamo, anzi vediamo se riusciamo proprio a toglierla. Ok, e la mettiamo sempre nella nostra cassettina e andiamo a spostare il tubo del freno. Ok, poi andiamo a spostare il cavo del sensore ABS. Ok, e non abbiamo altro sul panduzzo. A questo punto possiamo andare a svitare. Abbiamo una bussola del 17 da questa parte e una del 15 di qua. Mettiamo il cricco in posizione per svitare e la chiave fissa dall'altra parte. Cavoli, si svita. That's incredible. Wow. Ok, allentiamo anche quella sotto. Sinceramente non pensavo che sarebbe stato così facile. Non pensavo sarebbe stato così facile vendere un'auto. Olè, che festa. Non vi nascondo che sto rimpiangendo il pistolone elettrico, però per par condicio sto usando attrezzi manuali. Anche se può essere che per il dado superiore dell'ammortizzatore non riuscirò ad usare attrezzi manuali. Ora possiamo tranquillamente finire di svitare tutto quanto sopra e sotto. Eccolo. Ok, adesso dobbiamo estrarre i due bulloni, le due viti.
Allora, per dovere di cronaca, queste andrebbero sostituite, ma nessuno lo fa, perché nessuno va a comprarsele, anche perché sono difficili da trovare e costose. Non le sostituirò nemmeno io, in virtù anche dei soli 31.000 km. Però andrebbero sostituite. Eccolo, ne abbiamo sparati tutti e due e adesso la nostra sospensione è libera. Wow, 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 wow. Eccolo qua. Qui praticamente io sto facendo leva sul silent block, sullo snodo che c'è in fondo, e l'ho scostata. Vedete, il nostro ammortizzatore ormai è quasi libero di venirsene via. Manca un solo dado. Spostiamoci in alto. Anzi, vi dirò, qui è meglio lasciarlo almeno incastrato così. Eccolo qua. Per evitare che ruoti. Bene, vi faccio vedere qui che c'è ancora tutto lo svitolo che ci ho spruzzato. Ora qui serve una chiave del 19, però fatta così, perché deve poter entrare dentro allo svaso qui del piattello, che è piuttosto profondo. Ho visto in altri video, come quello del mio amico G-Delta G di un bel po' di anni fa sulla punta MK2, dove lui usava una chiave normale, perché probabilmente la punta MK2 ha un piattello meno profondo, meno a coppa, diciamo. Ho dovuto comprarmi questa perché non ce l'avevo, è un tipo di chiave che di solito non uso. E quindi dai, brugola del 6 e proviamo un po'. Dunque dobbiamo fare così, aspetta, non far cagate, ok. Vi giuro che dall'altra parte era un casino, non sono riuscito proprio, ho dovuto usare la pistola. E qui invece evidentemente lo svitolo ha fatto tutto il suo sporco dovere e quindi adesso andiamo via più o meno lisci. Adesso che l'ho allentato posso andare col cricchetto. Oh, occhio che quando arriviamo alla fine qua, dobbiamo infilare un braccio sotto, perché altrimenti l'ammortizzatore boom, cade, con conseguenze poco prevedibili. Quindi lascio innestata qua la chiave a cricco e torniamo dalla parte di là. Quindi a questo punto afferriamo il nostro ammortizzatore e andiamo a finire di svitare fino a che non cadrà. Eccolo, eccolo! È in mano nostra, ma adesso viene il difficile. Intanto questo dado viene dato nuovo nell'ammortizzatore che abbiamo comprato, quindi lo terremo comunque, perché ripeto, questo mi rimarrà di scorta. Ora dobbiamo fare la cosa più pericolosa: togliere la molla. E questo è il lavoro che da solo vale tutta la pericolosità della sostituzione ammortizzatori anteriori, perché nei posteriori molte auto basta mollare, vengono via, la molla rimane al suo posto, nessun problema. Qui, essendo coassiale, è sottoposta a una forte pressione da questo piattello, quindi dobbiamo noi svitare questo dado, che in principio è lo stesso dell'altro che abbiamo già visto. Qual è il problema? Il problema è che nel momento in cui andiamo a iniziare a svitarlo, la molla inizia a premere, premere, premere. Se io arrivo alla fine qua, questo pum, salta come un proiettile. E non è cosa buona, anche perché poi non riusciamo più a rimetterla dentro. Non è che la premi a mano una molla del genere, ha lo spessore di 1,5 cm, cioè, ecco. E che questa è una macchina piccola. Quindi ci vogliono i compressori per le molle. Spostiamoci in un'altra location. Se avete una morsa vi consiglio di usarla, perché vi permette di lavorare con tutte e due le mani. Altrimenti bisogna mettersi a terra, è tutto più scomodo. Ora, io uso anche queste pezzi di camera d'aria, che servono sia da antiscivolo, perché la cosa peggiore è che scivolino questi atteggi. Sono ganasce di ferro, praticamente acciaio, ferro, quello che è. Avvitando, queste stringono la molla, in sostanza, e vanno a comprimerla fino a che la liberano dalla pressione, diciamo, e permettono di svitare più agevolmente, e chiaramente non far schizzare nulla, tutti i piattelli che ci sono qua.
Ah, ecco, memorizziamo la posizione di tutti questi piattelli, vabbè, ma ci arriviamo dopo. Adesso vediamo come comprimere le molle. Questi, vedete, hanno una parte con la testa proprio per poterci mettere la chiave. Cerchiamo di prendere la spira più alta che riusciamo a prendere, cioè a pressare nei due punti più lontani, ok, possibili, cioè non due spire centrali, altrimenti hai voglia poi a tirare, 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 ma le due spire più lontane, quindi da questa parte e da questa parte, così. Altro accorgimento: i due pressori vanno in posizione diametralmente opposta, quindi se la molla è una circonferenza, in posizione diametralmente opposta, per essere perfettamente bilanciati con le pressioni che poi andranno a sviluppare. Ciao. È arrivato il proprietario dell'auto. Vuoi salutare? Ciao telecamera. Ecco, devi dire ciao manutentori. Bene, bene, bene. In questo caso farò così: spira più bassa, qui spira più alta, e poi chiaramente l'altra non è che posso andare a prendere qua perché non ho lo spazio, quindi devo prendere per forza questa. L'importante è che i due compressori siano appunto in posizione, come dicevo prima, diametralmente opposta, perché vedete, essendo che la molla è appunto elicoidale, non è che possono stare verticali, staranno leggermente inclinati, quindi tenderanno a fare, diciamo, ai due lati della molla a stare, diciamo, così, ecco, in questo modo, incrociati. Cerchiamo di fare una X più precisa possibile, idealmente, dicevo, in maniera tale che abbiamo una compressione ben distribuita, ecco, simmetrica. Adesso andiamo a stringere a mano fino a che arriviamo praticamente a battuta. Altra cosa, questi hanno 4 ganasce, io ho preferito prenderli così perché offrono molto più appoggio sulla molla. Esistono quelli addirittura a 2, li sconsiglio perché tendono a scappare, oppure a 3, che boh, diciamo che io ho preferito questi a 4, mi sento più sicuro. Ecco, una cosa che stavo dimenticandomi: mettiamo la camera d'aria che mi vada tra la molla e il compressore. Questo perché? Per due motivi. Uno, per un eccesso di zelo, cioè per evitare che il compressore mi possa in qualche maniera rovinare la vernice sulla molla, e questo è semplicemente per prevenire eventuale ruggine. L'altro invece, molto più pratico, la funzione di antiscivolo. Un pezzo di camera d'aria tra molla e compressore mi fa da antiscivolo, e scusate se è poco. Vediamo la posizione migliore, che direi più o meno sì, ci siamo così, stringiamo bene e possiamo partire. Allora andiamo a comprimere le molle. Bussola del 21 e andiamo ad avvitare. Allora, attenzione, mano a mano che avvitiamo potremmo vedere i compressori inclinarsi. Se cominciano ad inclinarsi troppo, fermiamoci. Ecco, poi si dà un po' di giri di qua e altrettanti dall'altra parte. Controlliamo che una volta che sono andati in tensione, cioè adesso, siano rimasti diametralmente opposti. Non mi viene una parola più semplice per dirlo. Ho visto chi comprime questi usando pistole. Sì, facciamo svelti. Io preferisco rimanere sicuro. Sinceramente questa è la parte proprio dove mi cago un po' più addosso, ecco. Una cosa importante: mentre qui giù non abbiamo tanto, diciamo, problema di posizione della molla, anche se comunque qua vedo che sono già segnati, su questa molla sono già segnati, vedete, molla e piattello col bianco. Il problema qual è? Che poi noi questo lo cambieremo, quindi mi vado a prendere dei riferimenti più certi. In questo caso abbiamo il fondo corsa della molla che è nascosto qua dietro, poi ve lo faccio vedere. C'è proprio uno scalino dove la molla si va ad appoggiare, e lì è abbastanza inequivocabile la cosa. Qui sopra invece è molto meno, perché va praticamente a finire a metà tra questa specie di dente che c'è qua. Qui magari converrebbe, se avete bianchetto, pennarello, disegnarlo. Io non ho niente e quindi vado alla cieca. Però
facciamo finta di segnarlo. Ecco, zac zac, ecco, l'abbiamo segnato, così poi sapremo come rimettere il piattello, che è invece la parte che conserveremo. Andiamo avanti, va? Ok, la molla ormai comincia ad andare abbastanza libera, diciamo che l'abbiamo già messa in sicurezza. Ok, dare una compressione maggiore non ha senso, fatto sta che adesso si va a togliere questo dadone da 27 che c'è qua sopra, che temo mi darà qualche grattacapo. Infatti, allora adesso lo vado a togliere dalla morsa, perché devo trovare una posizione dove fare più forza, perché già che io non sono maciste, proviamo un cazzo, perché qua proprio non si apre lo stronzetto, si piega piuttosto la chiave a brugola, ma sta merda non riesco ad aprirla. Non volevo arrivare a tanto, ma dovrò usare lo stesso trucco che ho usato per l'altro ammortizzatore, ma speravo di nascondervelo, diciamo così. Cosa ho fatto in pratica? Inserto la 6, chiave qua per bloccare il dado, e invece che svitare il dado vado a girare lo stelo con l'avvitatore a percussione. L'avvitatore va messo in posizione di avvitamento, perché guardate bene, se il dado deve girare così per svitarsi, di conseguenza lo stelo deve girare al stesso posto, quindi lo mettiamo in posizione di avvitamento appunto, e vediamo un po' se riusciamo. L'altra volta ce l'ho fatta, se non ce la faccio così è finita, cioè non so cosa fare. Ci siamo riusciti, non è stato un bello spettacolo, ma ci siamo riusciti. Togliamo il dado, attenzione, vedete che ha una sua forma peculiare, quindi va con la parte, diciamo, flangiata, non so come chiamarlo, in basso, quindi lo giriamo e facciamo come con i fogli, lo mettiamo verso l'alto. Primo piattello. Questo è il tampone di gomma con la ralla anche. Questo praticamente è il cuscinetto che permette alle ruote di girare, perché tutto l'ammortizzatore gira insieme alle ruote. È un cuscinetto reggispinta sostanzialmente. Controlliamo appunto se la sua corsa è regolare, se presenta spigoli, asperità, eccetera. In caso contrario lo teniamo, non serve cambiarlo. E beh, che sticchia sta a fare qua. E lo mettiamo così. Poi c'è il terzo piattello, che è quello che fa, diciamo, il lavoro duro, quello di trattenere la molla. La parte a imbuto va in maniera, diciamo, a imbuto rovesciato, ecco. E poi infine abbiamo questo, che è il tampone col parapolvere. Eccolo qua. A volte questa boccola si rompe e il parapolvere se ne va su e giù facendo rumore. Però purtroppo, come tutte le cose, i pezzi economici che si rompono, se è coinvolto in un sistema più ampio, chiaramente c'è più manodopera che no. Costo del pezzo, vabbè. Comunque, eccoci. A questo punto tiriamo anche la molla e siamo a posto. E il nostro ammortizzatore finalmente è smontato. Ora facciamo una prova. Io posso vedere tranquillamente che questo ammortizzatore non aveva bisogno di essere cambiato. L'altro si era bloccato, ma questo assolutamente. Vedete come ritorna su, spinto dal suo gas, e come ci è voluto sforzo per mandarlo giù, quasi come un ammortizzatore nuovo. Questo d'altronde è un ammortizzatore di 30.000 km, ma vabbè. Non posso adesso tenere uno di un tipo e non un altro, non ha senso, quindi lo mettiamo appunto via di riserva e andiamo a prendere quello nuovo. Eccolo qua, quasi identico rispetto a quello di serie. Andiamo comunque a tagliare questa, eccola qua, e lui
inizia a salire. Questa reggia, questa corda. Questo invece è la protezione dello stelo che andiamo a rimuovere. Ops. Ecco qua, c'è anche il dado nuovo. Questa fa parte della serie Classic di Kayaba, di Kib, e è la serie economica. Visto le esigenze relativamente basse che ha questa macchina, mi sono fidato di prendere questa serie. Andiamo a metterlo su, dai, dai. Allora, a questo punto, ecco quello che dicevo prima, qui abbiamo il riferimento per la molla, quindi l'andiamo a rimettere esattamente nella stessa posizione. Andiamo a far combaciare la fine della molla con questo scalino. Allora andiamo a mettere prima di tutto paraspruzzi, ok, poi cono, e questo, ecco qua, vedete, c'è questo dente tipo, e la fine della molla va messa proprio in mezzo qua. Ecco, questa è la posizione. Se lo avete segnato non vi servirà a ricordarvelo, ma appunto io non l'avevo segnato, che non avevo possibilità, e quindi l'ho memorizzato. Qui troviamo un po' di porcherie che meglio togliere, e poi andiamo a rimettere il piattello. Questo triangolo, questa sporgenza va verso il retro dell'auto, cioè così, esattamente così proprio, ed è questa la posizione corretta. Possiamo andare a rimettere il dadone. Adesso io farò tutto con la chiave bracciometrica, perché non avendo possibilità di usare la dinamometrica per questo tipo di attacchi e steli, devo per forza arrangiarmi, diciamo. Ok, però adesso torniamo sulla morsa, sempre controllando che le nostre molle siano giuste nei loro fondo corsa. Andiamo a mollare i compressori. Ecco, attenzione, perché tenderà a muoversi la molla chiaramente, e quindi dobbiamo stare attenti che tutto sia nella propria posizione corretta. Controlliamo bene che tutto sia a posto. Perfetto. Possiamo togliere i nostri fantastici compressori. Ok. Andiamo a rimetterlo su. Ecco, la nostra molla va messa in questo modo, vedete, l'attacco. Quindi va messa così. E andiamo ad infilare in alto. Questo vedete che ha una forma vagamente ovale e va appunto semplicemente parallelo al senso di marcia, con, come vi dicevo prima, questo triangolo verso il posteriore. Ecco, sopra ci va infilato questo semplicemente, e poi avvitato il dado che abbiamo visto prima, cioè quello nuovo che ci hanno dato con l'ammortizzatore. Intanto lo fermo appena appena. Quindi adesso possiamo andare a rifissare il nostro fusello, tutto quanto. Là. Ok, andiamo a rimettere i nostri bei dadoni. Vedete, lo sto facendo ondeggiare un po' in maniera che entri perfettamente. Quello sotto è entrato, quello sopra ancora sto facendo un po' di fatica. Ok, è entrato anche quello sopra. Quindi ci posso andare a rimettere i suoi dadi. Se volete, potete metterci un po' di frenafiletti blu. Se ci metto quello più forte del blu, poi rischio proprio di... Va bene. Allora, occhio, perché questi sono bulloni che vanno chiusi parecchio. Siamo attorno ai 50, boh no, 80 newton metro. Comunque una bella coppia robusta. Anzi, addirittura su alcune auto li mettono come 60 più un tot di gradi, cioè ti fanno diventare pazzo. Quindi ora mi vado a prendere la mia bella bussola del 17 lunga,
bussole lunghe, mi sono reso conto che servono tanto. Comunque, e andiamo ad avvitare, andiamo ad avvitare. Ok, quello sopra. Ok, direi che ci siamo. Resta solo il dado in alto. Ecco, qui torno ad usare il crick. Lo metto sotto nel punto che vi ho indicato prima. Guardate cosa succede. Per ora, dato che devo vincere solo la resistenza della plastichina qua del dado autofilettante, vado di cricchetto. Ok, adesso è arrivato il momento di utilizzare l'altro sistema. Ecco. Direi che va bene per una spinta bracciometrica. Ok, adesso non ci resta che rimettere tutto com'era. Tubo dei freni, cavo del sensore ABS e qui quella fatidica mollettina. Che tante volte possiamo anche trovare che non la mettono. Eccola, mollettino, la chiudiamo. Tanto dall'altra parte neanche ce l'ho trovata, quindi eccola. Ok. E non ci dimentichiamo la nostra bielletta, quindi dobbiamo farla arrivare qua. Quindi dobbiamo comprimere ancora un po' la sospensione in maniera che la nostra bielletta combaci. Qua, eccola, e adesso la avvitiamo. Anche qua siamo attorno a una cinquantina di newton metri, ma col fatto che c'è sto bastardissimo sistema con la brugola centrale non lo posso stringere con la dinamometrica perché non sono attrezzato in questo caso. Ok, e anche questa è fatta. Rimettiamo la ruota e il lavoro è finito. Vi metto ancora in guardia dalla pericolosità di questo lavoro, sia nel suo svolgimento, sia chiaramente per la dinamica e per la sicurezza del mezzo. Questo lavoro eseguito male può portare a conseguenze molto gravi, quindi se coi freni non si scherza, non si scherza neanche con gli ammortizzatori. Se appena appena siete meno che sicuri di quello che fate, andate da un professionista. Perché ammortizzatori e freni sono lavori che uno dice sì, ma sono facili. Sì, però se poi muori. Va bene, io spero che il video vi sia stato utile. La procedura è praticamente la stessa anche per altre auto. La Panda è facile perché non hai da smontare plastiche, tipo sulla grande punto ci sono plastiche da smontare, ma più o meno dai, siamo lì. Quindi spero che vi sia piaciuto, mettete mi piace. Iscrivetevi al canale e attivate la campanella per rimanere aggiornati su tutte le novità. Oggi è stata Panda, ma in generale sono punto e tipo, oppure recensioni. Iscrivetevi, voi iscrivetevi. Venite a visitare la mia pagina Facebook, il mio profilo Instagram, il mio blog, un po' che non lo alimento, vabbè. Se volete aiutare il canale c'è un link, oltre che per acquistare i compressori molle che ho usato prima, che funzionano bene, vi lascio anche il link generale nel caso vogliate aiutarmi con una piccolissima percentuale che prendo io sui vostri acquisti di Amazon, mentre voi non spendete nulla di più. Cos'altro? Niente, ci vediamo la prossima volta. Ciao.